Carlos Alcaraz, signori, Carlos Alcaraz, segnatevi questo nome per chi ancora non l'avesse fatto e ne sentiremo parlare veramente tanto, tanto, tanto a lungo. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Prima di iniziare, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa finale delle Next Gen ATP Finals di Milano. Ovviamente Alcaraz trionfa, ma di fatto è stato il migliore, è la testa di serie numero uno di questo torneo, è stato il migliore nel round robin, è stato il migliore nelle semifinali ed è stato il migliore anche in finale. Batte 3-7-0, corda, certo, è stato comunque un match più tirato di quello che potrebbe sembrare, perché una persona che magari non avesse visto il match, potrebbe dire ok, 3-0, 4-3, sì, il primo set vinto al tiebreak, gli altri due 4-2. Di fatto non è che ci sia stata molta storia. E invece no, perché nel computo totale dei punti, ad esempio, Alcaraz ha fatto solamente 6 punti in più di corda, quindi questo la dice lunga su che partita sia stata. Tra l'altro Alcaraz non è che sia partito proprio in maniera brillantissima. Magari sentiva non molto bene la palla, non lo so. Fatto sta che questo fatto però impreziosisce ancora di più la sua vittoria, il suo trionfo, oserei dire. Tra l'altro nel tiebreak del primo set è stato sotto 5-4, poi gli ultimi 3 punti li fa lui e chiude 7-5. Poi nel secondo set arriva il tiebreak, scusate, arriva il break nel quinto game e nel terzo set arriva il break nel terzo game. Tra l'altro poi Korda dovrà sul proprio servizio annullare due championship point e poi Alcaraz al primo sul proprio servizio, al primo championship point sul proprio servizio la chiude. Ma che giocatore è Alcaraz? Cioè è un giocatore che ha 18 anni, sì, ha 18 anni, ma per molti aspetti non sembra abbia 18 anni, cioè, sembra ne abbia almeno, non lo so, 25, sì, è un giocatore esperto, ok, non è assolutamente un giocatore espertissimo, ma è anche normale, e non a caso sta facendo il torneo, le finals dei giovani, chiamiamoli in questo modo, ma Alcaraz, cioè, è un giocatore che tira fuori dei colpi nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, come è stato detto anche in telecronaca, secondo me, e mi associo, o meglio, mi accodo a questo pensiero, si sente superiore agli altri. E sentendosi superiore, cioè, è come se giocasse nella maggior parte dei casi in maniera tranquilla, non dico rilassata assolutamente, ma tranquillo, lascia andare il braccio, lascia andare i colpi, cioè, sembra veramente che nessuno possa fermarlo, veramente, nemmeno i migliori, secondo me. Cioè, magari con un Djokovic di turno, con un Nadal di turno, perderebbe. L'anno scorso è accaduto con Nadal, ricordo, ma già fece vedere cose buone. Patì un pochino la pressione perché comunque aveva 17-18 anni. Oddio, non l'anno scorso, insomma, nel 2021, in questa stagione, ho fatto un po' di confusione con a livello temporale, ma già lì, mi ricordo con Nadal, forse a Madrid, dimostrò di avere dei colpi veramente, veramente ottimi. Poi, ovviamente, sei giovane, sfidi per la prima volta un mostro sacro come Nadal, tuo connazionale. È ovvio, ma cioè, è naturale, è umano avere un po' di timore, un po' di timore reverenziale, non di paura, ma di timore reverenziale. Cioè, stai giocando probabilmente con il tuo idolo e quindi è una cosa normale. Ma fatto sta che Alcaraz mi sembra sia maturato anche nel corso di questi mesi e in maniera molto significativa. Alcaraz è numero 32 del ranking ATP. Ricordiamo che Nadal alla sua età era numero 2 al mondo. Tanto per se vogliamo iniziare a fare qualche paragone, perché già si fanno i paragoni. Alcaraz, Nadal, Alcaraz è l'erede di Nadal. Sono state fatte anche delle comparazioni a livello di tempi, di risposta, a quanto viaggia il dritto, il rovescio, insomma, ma
Cioè, sono paragoni relativi. Io dico solamente una cosa, che l'era con Djokovic, Federer prima e Nadal è un'era irripetibile. Cioè, sono tre campioni, ognuno diverso dall'altro, ma hanno una cosa in comune, che sono dei campioni pazzeschi, tutti e tre. Ed è un'era irripetibile. Poi, magari che la Spagna abbia trovato l'erede di Nadal ci può anche stare, ma sicuramente Alcaraz non sarà come Nadal, anche proprio a livello di personaggio. Cioè, Nadal è Nadal, Alcaraz è Alcaraz. Cioè, è una cosa che dovrebbe essere scontata. Cioè, questi paragoni sì, fino a un certo punto, ma poi se si esagera si scade anche nel ridicolo, secondo me. Si va a finire anche nel ridicolo. Fatto sta, stavo dicendo che Alcaraz comunque è un giocatore, come ho già detto in altri video precedenti a questo, che quando inizia a sentire bene i colpi, lascia andare il braccio, ha una mano notevole, ha un servizio, è intelligente nei colpi, ha servizio, ma proprio nella gestione della partita in generale, insomma, ha veramente le caratteristiche del campione. Ovviamente non può avere l'esperienza di un giocatore navigato, ed è normale, ma questa l'acquisirà man mano, ma direi che è già un bel passo avanti, è già un bel passo avanti sotto questo punto di vista. Sono stati fatti anche dei paragoni con il percorso fatto da Sinner. Anche Sinner, ricorderete, 2 anni fa ha vinto le Next Gen e comunque è entrato a un best ranking. È stato no, numero 9 al mondo qualche giorno fa, quindi potrebbe ripetere la stessa strada Alcaraz di Sinner. Sono veramente curiosissimo, sono curiosissimo e non vedo l'ora quasi che inizi la stagione 2022, appunto per vedere lo stesso Sinner, come si comporterà, per vedere Carlos Alcaraz, per vedere il ritorno di Nadal, di Federer, insomma, veramente. Se penso a quello che ci aspetterà nel 2022, mi viene la pelle d'oca, mi vengono i brividi, quindi non vedo l'ora già che inizi la prossima stagione. Fatto sta che Alcaraz, dopo aver battuto ieri Baez 3-7-0 e averlo asfaltato di fatto, vince le Next Gen ATP Finals battendo Korda. Un Korda che si è dimostrato un po' acerbo in alcune situazioni, magari gli manca un pochino di coraggio, qualche discesa a rete, non lo so, sotto questo punto di vista è un po' indietro rispetto ad Alcaraz, però anche Korda ha delle ottime qualità, ha dimostrato anche di avere in 2 o 3 occasioni una bella mano anche lui, nonostante la stazza, quindi non è detto che se si è grossi, alti, non si abbia comunque sensibilità, quindi anche Korda sarà un giocatore da tenere sott'occhio, certo più vecchio, più anziano di Alcaraz, 21 anni, numero 39 al mondo, però anche lui secondo me ci potrà far divertire il prossimo anno. In breve andiamo a vedere cosa è successo, perché oggi c'era la finale di Stoccolma, ieri c'è stata la finale a Linz per il WTA 250. Nella finale dell'ATP 250 di Stoccolma arriva il primo titolo a livello ATP di Tommy Paul, che la fotografia del match sono gli ultimi 12 punti a favore di Paul, cioè come chiudere in grande stile. Un Paul che ha giocato bene, ha sfruttato qualche amnesia dei suoi avversari, ha battuto in finale colui che difendeva il titolo, ossia Denis Shapovalov. Shapovalov che aveva battuto Ožeraj Asim in semifinale, suo connazionale. Paul invece aveva battuto l'altro suo connazionale, Tiafoe, e quindi torneo, devo dire, vittoria meritatissima in questo torneo per Tommy Paul, che tra l'altro ha indossato una, e secondo me anche quella ha fatto sì che potesse vincere il torneo, ha indossato per l'intera settimana una maglietta fucsia quasi allucinogena, almeno a guardarla in TV, per me lo è stata. Non so se anche sia stato così per i giocatori in campo, ma giusto per precisare il look abbastanza stravagante di
Tommy Paul, ci sta ogni tanto, ci sta. E poi, come ho detto, ieri si era giocata la finale a Linz, WTA 250. Anche qui ha vinto un atleta, in questo caso donna americana, Alison Risk, che ha battuto 2-7-1 la rumena Christian 2-6, 6-2, 7-5, quindi il terzo set il più combattuto dei tre. Domani iniziano le finals, finalmente, già ho parlato oggi pomeriggio della situazione poco piacevole che purtroppo è venuta a galla riguardo la questione dei biglietti, la capienza nel Palalpitour e così via. E se volete andate a recuperare il video, ovviamente. E ci vediamo domani, buonanotte a tutti ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like ovviamente se avete apprezzato questo video e ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ciao ciao ragazzi, buonanotte a tutti.